L'Associazione Italiana contro le Leucemie, fondata dal professor Mandelli, cerca in ogni modo di stare vicino ai malati e alle loro famiglie offrendo supporto in modo diverso. Mentre si sta già lavorando alla prossima iniziativa, quella di dicembre, quando i volontari raccoglieranno fondi grazie alle stelle di Natale, a Frosinone ci sono novità. È appena stata inaugurata una nuova sede in via Po, in un evento che ha visto come partner la Banca Popolare del Cassinate. Credo che avere una sede degna di una organizzazione come AIL è una cosa assolutamente necessaria, anche perché essere un posto che possa dare l'immagine della ospitalità. Il professor Mandelli ci teneva che le sezioni AIL avessero delle strutture riconoscibili da tutti, soprattutto dalla presenza di volontari che sono veramente il motore di questa associazione. Tutto ruota attorno a loro, ai volontari che dedicano il loro tempo agli altri, accogliendo, dando supporto e forza. Sono le persone che hanno consentito ad AIL di crescere, che hanno consentito di portare avanti le mission di AIL, che il nostro grande fondatore, professor Mandelli, aveva stabilito, che erano quello di stare vicino ai pazienti, alle famiglie, a tutte le persone che circondavano queste persone afflitte da questi gravi tumori del sangue. E loro non hanno mai mollato, sono sempre stati vicino a queste persone, sostenendole, accompagnandole, facendo coraggio nei momenti più difficili, oppure essendo gioiosi insieme a loro quando le cose andavano bene.